presentare anche molto importanti come questo ficus millenario che potete vedere, un albero che... Sì, il nostro museo nasce nel 1991 per volontà di mio padre e mia madre, Luigi Crespi e Luisa Crespi. Praticamente in questo involucro vengono racchiusi tutti i nostri più preziosi esemplari, esemplari anche molto importanti come questo ficus millenario che potete vedere, un albero che ha raggiunto la nostra sede nel 1986, dopo un mese circa di trasporto via mare, in un container refrigerato. Oltre al museo nato appunto nel 91 abbiamo anche una scuola, l'Università del Bonsai, una scuola che viene diretta da un maestro giapponese che è Nobuyuki Kajiwara. Abbiamo anche una sede a Milano in via Boccaccio e tra l'altro editiamo una rivista che si chiama Bonsai News, proprio perché abbiamo fatto del Bonsai la nostra missione di diffusione nel mondo dell'arte, di questa magnifica arte che da oltre 2000 anni viene seguita in tutto il mondo.